Tu che cos'hai sul tavolo? Ho una birra fresca, la classica vuvuzela per questi mondiali e la maglietta dell'Italia. E così un'aula universitaria si è trasformata in una curva da stadio. Lezione ce l'avevo, ma per l'Italia questo è d'altro. Docenti e studenti della facoltà di economia si sono ritrovati, gomito a gomito, per seguire in TV Italia-Slovacchia. Nazionale, queste partite sono i momenti di aggregazione, mi fa piacere insomma che gli studenti abbiano aderito a questa iniziativa. Clima da stadio con tanto di insopportabile suono delle vuvuzela che accompagna ogni azione del match. Cala il silenzio però nel primo tempo quando la Slovacchia passa in vantaggio. Non sono mai creduto in Lipivis, quindi... La tensione è palpabile già nell'intervallo, c'è chi chiede l'ingresso del bresciano Andrea Pirlo. C'è un'ovazione quando Lippi lo getta nella mischia al minuto 11. Studenti e professori credono nel pareggio, ma al 28esimo della ripresa arriva la doccia gelata. Con il raddoppio slovacco cala il buio. Giocare peggio della Slovacchia se ne vuole tanto, davvero. Facesse un gol adesso magari ancora una speranza ci sarebbe, ma pietosa, spedizione pietosa, risultato terribile. Sembra finita, ma Di Natale riapre i giochi e l'aula C2 della facoltà di economia si torna ad infiammare. Ci credo, dai, fino alla fine. Dura poco però la gioia perché Kopunek sigla il terzo gol della Slovacchia, quello che taglia definitivamente le gambe alla nostra nazionale. Quagliarella fa il 3-2, ma la fortuna non ci assiste. Pepe sbaglia il pallone del pareggio e il Mondiale dell'Italia finisce nel peggiore dei modi, al primo turno con l'ultimo posto nel girone. Ci abbiamo creduto, non è andata. Sarà per gli europei magari. Ha giocato meglio di noi, non avevamo idee, eravamo stanchi. Cosa ci vuoi fare? Si pensava ci essere un mondiale deludente e hanno deluso anche i più pessimisti degli italiani.